Allora, ci troviamo con Franco Perlasca, il fondatore della fondazione dedicata a suo padre Giorgio Perlasca. Ecco, le voglio chiedere, qual è l'eredità che ci ha lasciato suo padre? Oserei dire che l'eredità di Giorgio Perlasca sta tutto sommato in una frase molto bella che lui disse a Mix rispondendo a una domanda di Giovanni Minoli. Giovanni Minoli gli chiese: ma lei perché vorrebbe che questa storia venisse ricordata? E lui rispose in maniera molto tranquilla: vorrei che questa storia venisse ricordata specialmente dai ragazzi, dai giovani generazioni, affinché sapendo quello che è successo sappiano anche opporsi a violenze del genere. Ecco, io penso che testamento è proprio questo. Cosa significa questa frase? Che se tutti noi conosciamo la storia con la S maiuscola, se tutti noi la conosciamo questa storia, riusciamo anche a creare al nostro interno degli anticorpi di rifiuto dell'odio, della violenza, dell'intolleranza e dell'indifferenza. Certamente prima come momenti personali, ma poi come momenti non personali ma collettivi di rifiuto di questi sentimenti negativi. Ecco, io penso che Giorgio Perlasca abbia lasciato questa eredità in via principale. E volevo chiederle anche, domani 18 settembre, 75 anni fa, in Piazza Unità d'Italia, Mussolini anticipò le leggi razziali. Suo padre, quando venne a conoscenza dell'introduzione delle leggi razziali in Italia, come reagì? Ma uno dei motivi per cui mio padre lasciò il fascismo, lui era un fervente fascista d'annunziano, è andato volontario in Africa, era andato volontario in Spagna, fu proprio per due motivi: il primo l'alleanza con la Germania, il secondo con le leggi razziali. Non riusciva a comprendere come uno Stato potesse discriminare i propri concittadini solamente in base a un diverso credo religioso. Ecco, penso che questo sia stato il motivo, uno dei motivi principali. Lei è stato in Ungheria, a Budapest. Che idea si è fatto di questa città e anche del popolo ungherese? Ma la città è una città stupenda da tutti i punti di vista, una grande capitale, una grande città che è stata rimessa totalmente a nuovo. Anche il popolo ungherese è un popolo splendido da tutti i punti di vista, certamente con i problemi che hanno i paesi dell'est che escono dopo la guerra da 40 anni, 45 anni di comunismo, quindi hanno dei grossi problemi, ma penso che sia un paese destinato a una bella prospettiva nell'Europa nei prossimi anni.